pomeriggio dal centro sportivo La Coccinella per la 23esima partita del girone di Serie D tra l'Elenettuno e Rocca Massimo, agli ordini del signor Viola di Campino per Monteforte. Iniziamo subito, prova l'1-2, pallone che arriva al numero 7, c'è subito il vantaggio dell'Elenettuno con Pace. Andiamo, è tutto pronto, arriva il fischio dell'arbitro, parte della vecchia, va diretto in porta e per poco non sorprende Caverna, aiutato dalla traversa, c'è un altro calcio di punizione. Attenzione allo schema sul fallo laterale, pallone fuori per Della Vecchia che prova a saltare l'avversario. Secondo! Vediamo in faccia uno contro uno, pallone messo in mezzo e arriva il pareggio con il numero 21, Sinceri Matteo, appena entrato. Contenuto da Della Vecchia, ottimo, esce molto bene, palla al piede, c'è un 2 contro 1. Vediamo Della Vecchia, arriva sul fondo, pallone dentro e c'è l'ottima chiusura di Caverna a salvare tutto. Vediamo in bucata il numero 5 che manda il capitano che da solo davanti al portiere si fa ipnotizzare. Ottima la chiusura di Gian Matteo, gestito da Balco. Attenzione, situazione dei falli e arriva il sesto fallo del qualche secondo, arriva il fischio, parte Monteforte col mancino, piattone piazzato parente e si riporta in vantaggio l'Elenettuno con Monteforte. Attenzione buona, vediamo tutto solo il numero 7 davanti al portiere, si allunga forse un po' troppo il pallone, lo rimette dentro per Novara e dopo un miracolo di parente ribadisce il pallone in rete e c'è il 3-1 dell'Elenettuno quando siamo praticamente allo scadere del primo tempo. Appoggio dentro per Pace, arriva Tora che chiude, pallone, arriva il quarto gol di Monteforte con il suo mancino velenosissimo e c'è la doppietta del numero 10 dell'Elenettuno. Parte la rincorsa del numero 9, parte il tiro e c'è il gol. Prova ad accorciare il Rocca Massima con Fabio Sinceri dai 10 metri. Batte veloce l'Elenettuno, pallone che arriva a Pace, ribattuto ancora da Capitano Carosi, ancora un batti e ribatti dentro l'aria. Esce ancora palla al piede d'ora e vediamo adesso il 3 contro 2 da parte dell'Elenettuno con Balkov a gestire sulla destra. Vediamo buona, pallone che arriva comunque a Monteforte che prova a servire Balkov sul secondo palo, buonissima l'occasione non sfruttata adesso dal numero 2 Nicola Balkov. Scambiano molto bene i due, esce molto bene l'Elenettuno dalla pressione, buonissima la gestione del pallone. Attenzione adesso questo pallone alle spalle per Gomiero e c'è la provvidenziale chiusura di Gian Matteo, fase un po' confusa e doppia occasione, recupera il pallone non concedendo neanche l'angolo e può svilupparsi il contropiede in maglia verde con Novara che si accentra e c'è la buona risposta di Gian Matteo, calcio d'angolo in favore del Nettuno. Vediamo Gomiero fuori al calcio e arriva l'ottima realizzazione del numero 4 Nicolò Gomiero, ottima palla in attiva. Vediamo che l'arbitro annulla però per un blocco su ancora Novara. Vediamo Amadori che serve Novara e c'è il miracolo di Gian Matteo in inferiorità, per poco non trovava. Adesso vediamo Monteforte in superiorità, adesso Gian Giacomo sulla destra, vediamo che va dritto in porta e c'è un super gol del capitano Gian Giacomo. Riparte Sinceri, buono l'anticipo di Novara che si lancia a campo aperto davanti al portiere e lo fredda con il suo mancino. E quando siamo al 17° minuto arriva il 6-2 di Marco Novara, partita che vede il Nettuno in vantaggio di 6-2. Adesso attenzione, perde palla d'ora, vediamo che riparte velocissimo il Nettuno per Novara che salta l'avversario, va diretto in porta con Monteforte appossato forse in maniera migliore sul secondo palo, non servito dal numero 6. Vediamo Monteforte scarica, vediamo va lungo Novara, andiamo adesso a tu per tu col portiere e lo fredda ancora una volta con il suo mancino per il 7-2 e vediamo che l'arbitro mette fine alla contesa, finisce 7-2 in favore dell'Elenettuno, una partita dura. E da Emanuele Barzi e Yuri Baguli un cordiale saluto e un arrivederci ai
gli utenti di Mondo Futsal.